Ci ha raggiunto, quindi prego, accomodati Mario Riccio. Allora, le domande sono tante, oltre a Mario Riccio vi presento anche gli altri ospiti e poi chiederemo anche al pubblico di reagire a quello che è successo qui, in questo spazio un po' magico, un po' privato, molto intimo del Teatro dei Conciatori, ma è uno spazio che noi vorremmo diventasse pubblico. Uno spazio che ci può dire e raccontare tante cose anche sul nostro, sul nostro vivere oggi come cittadini di questo strano paese che, come è stato scritto proprio da Pier Giorgio Welby, perdona l'overdose ma davanti all'eutanasia non permette i funerali. E oltre quindi a Mario Riccio abbiamo Nina Welby, Carla Welby, la moglie, la sorella di Pier Giorgio, e poi Cosimo Rega, che è venuto qui a trovarci. Io invito a sedersi qui, se vuoi, Cosimo, dove preferisci. Cosimo Rega l'abbiamo incontrato anche in altre occasioni con Radio 100 Passi. Cosimo è un attore, ha fatto un percorso molto importante come detenuto. Lui è detenuto nel carcere di Rebibbia, sta scontando una pena importante, perché è un ergastolo, è una pena sine pena mai, si dice, Cosimo, vero? Cosimo Rega ha fatto un percorso artistico che ci ha incuriosito molto, poi ne parleremo meglio, capiremo anche perché noi l'abbiamo voluto qui oggi. Oltre quindi a questi nostri ospiti abbiamo poi di nuovo il nostro amico Sergio Di Cori Modigliani, che è nel pubblico, e poi chiameremo anche, lo inviteremo a sedersi con noi, che è un blogger che ha sostenuto da sempre questo spettacolo appena l'ha visto la prima volta. Non è solo un blogger, è stato anche un giornalista, un critico cinematografico e teatrale, che di spettacoli e di mondo anche dell'arte e del teatro ne sa assai. E poi abbiamo anche un vaticanista, Giuseppe Di Leo, di Radio Radicale, che poi chiameremo in causa al momento giusto, e insomma tanti altri ospiti, e soprattutto abbiamo un pubblico. Voi non lo potete vedere da casa, dal vostro computer o dallo smartphone da cui ci state ascoltando in questo momento, un pubblico fatto di giovani liceali del liceo Magnani, e poi abbiamo letterati, poeti, medici, giuristi, magistrati, insomma c'è veramente di tutto, e c'è anche una buona rappresentanza alla consulta di bioetica. Saluto Maurizio Balistrelli, Gabriella Pacini e tanti altri amici che ci stanno ascoltando. Bene, vediamo un po' alla cosa che Mario ci interroga un po' tutti. Intanto volevamo anche sapere, tu quando hai incontrato Pier Giorgio, in realtà che cosa vi siete detti, se ti ha comunicato qualcosa? Perché questa è una domanda che, devo dire, io come cronista di quei giorni mi sono sempre posta. E volevo un tuo racconto, ma prima di tutto certamente una reazione anche a questo spettacolo. Buonasera, perché qui per chi ci ascolta, io voglio ringraziarti Monica, voglio ringraziare te, voglio ringraziare Manuele per questo invito. Per me non è facile, se lo dico subito, parlare della vicenda Welby, non è facile farlo in particolare qui a Roma. Io sono arrivato un po' in ritardo, Roma è una città che mi ricorda questo, mi ricorda anche le parenti che avevo. Non è stato facile per me vedere Emanuele, perché è riuscito a trasmettere con la sua fisicità tutta la dinamicità di Pier Giorgio. Non era facile, io non avevo visto lo spettacolo, avevo solo letto. Sapevo che c'era una forte componente di fisicità in questo. Io credo che sia stata la migliore rappresentazione della forza di Pier Giorgio Welby, fu fermo su un letto, che è sempre riuscito a esprimere.
perché Piero Giorgio, e poi, poi chiudo un po' la parte emotiva perché io faccio il meglio, quindi no, non è il mio compito trasmettere dei sentimenti, perché Piero Giorgio Welby ha mosso tutti noi. Vuol dire che ci giriamo intorno, cioè Piero Giorgio Welby è il bambino che ha detto nella favola che il re era nudo, cioè che era inutile illudersi che esistesse una morte naturale, che esistesse una, come posso dire, una, un percorso che non era possibile modificare. Perché Pier Giorgio Welby ci ha spiegato con la semplicità assoluta che la nostra morte è un percorso di cui noi siamo e dobbiamo essere necessariamente, secondo alcuni anche eticamente, siamo condannati a modificare questo percorso, a poter accelerarlo, rallentarlo, fa parte di quello che è la nostra possibilità. Quando io ho visto per la prima volta Pier Giorgio Welby, l'ho anche scritto questo in un libro che si chiama Storia di una morte opportuna, che è edito da Sidomi nel 2008, lo dico, è un libro che insieme già da Milano, giornalista scientifica, questo libro mi sento di dirlo anche perché insomma i diritti li abbiamo ceduti, per cui non vengo a vendervi un prodotto. Quando vidi Pier Giorgio Welby la prima volta, sinceramente, quando i medici si avvicinano ai pazienti, si avvicinano con quello che è il paternalismo medico, cioè il medico si avvicina al paziente in quella figura ippocratica, tu mi hai chiamato perché io posso aiutarti nella mia disponibilità, tu da me aspetti una parola, aspetti più che altro un'azione, e c'è un senso, diciamolo francamente ancora, di superiorità del medico nei confronti del paziente. Ecco, di fronte a Pier Giorgio Welby mi sentii molto piccolo, perché lui riusciva a trasmettere qualcosa che era, andava al di là della sua condizione fisica, insomma, della sua malattia. E poi dopo iniziò un percorso molto tecnico, nel senso che io avevo, incontro Pier Giorgio la sera del 18 di dicembre, ma in verità già conosco Pier Giorgio perché un mese prima entro in contatto con Marco Cappato, poi con Mina, con Carla, ho il permesso di vedere la sua storia clinica, le sue cartelle, inizia un rapporto indiretto, necessariamente indiretto, fra me e lui, circa un percorso, cioè un percorso di, come posso dire, autodeterminazione. Pier Giorgio Welby, certo, Pier Giorgio sosteneva nel famoso messaggio al presidente Napolitano la necessità, questo lo sostengo anch'io, sono tra i firmatari di un progetto di legge, una proposta di legge sull'eutanasia, ma c'è là una possibilità più evidente, un cammino già difficile, cioè di autodeterminare la scelta se accettare o meno una terapia. Pier Giorgio Welby era collegato ad un ventilatore, era sottoposto a una terapia meccanica, come si dice, cioè il ventilatore, che gli permetteva ovviamente di far entrare l'ossigeno nei suoi polmoni, quindi di respirare in maniera indiretta. Quella è la strada che avevamo deciso insieme a Pier Giorgio di percorrere, cioè l'introduzione della terapia. Questo aveva fatto ovviamente una condizione di sedazione
di Pier Giorgio, perché ovviamente staccare il ventilatore senza sedare il paziente in queste condizioni vuol dire fargli provare proprio il senso di soffocamento della morte, mentre la sedazione. Un percorso che, chiudo, perché mi rendo conto che mi sto un po' allungando, un percorso che è un percorso assolutamente, voglio dire, riconosciuto dal diritto costituzionale di poter decidere se accettare o meno la terapia, cioè la terapia in questo caso quella ventilatoria, ma se non ci fosse stata la vicenda Guerri, ancora oggi, voi ricorderete in quegli anni, che per alcuni, per gli studenti, probabilmente mi è successo un mese fa a Milano, di fronte agli studenti universitari, parlando di questo, ho detto: ricordate, no, quando c'era Pier Giorgio Guerri, un ragazzo ha alzato la mano e ha detto: mi scusi, ma io avevo 11 anni, no? E questo mi ha fatto molto piacere, perché è un pezzo di storia italiana. Cioè, voi qui avete visto nell'espressione di Emanuele un pezzo della storia di questo paese, che è stata vissuta ed è stata elaborata ed è stata, come posso dire, chiarita da Pier Giorgio Guerri. Cioè, prima di Pier Giorgio Guerri, qualcuno sosteneva che non era possibile giuridicamente, eticamente interrompere la terapia. Ecco, è proprio questo. Esce allo scoperto, lo fa come militante politico, come personalità culturale. Ovviamente poi noi oggi abbiamo assistito, siamo privilegiati, abbiamo assistito all'ennesima volta in cui si è celebrata la vita di Pier Giorgio. Quando con il mio amico Luca Morricone lavorammo filologicamente alla curatela del romanzo, restammo colpiti dal fatto che il dottor De Cesaris, pochi giorni prima di Natale, va nella stanza di Pier Giorgio Guerri, bambino, e lo aiuta con questa medicina miracolosa a superare una brutta broncopolmonite. Pier Giorgio quello lo aveva scritto anni prima di incontrare Mario Riccio, quindi questo già è impressionante, fa capire anche la visionarietà, la profezia con cui Pier Giorgio era capace di strutturare eticamente e filosoficamente la propria esistenza. Questo l'ha fatto in modo creativo, prima lasciandoci Ocean Termina, il suo romanzo autobiografico, e poi ci ha permesso a me, a Emanuele, a Luca Morricone, a Giorgio Taffon, di lavorare a un adattamento drammaturgico che ha dato questo risultato che penso sia davvero straordinario, perché qualsiasi persona assista allo spettacolo resta colpita su tutti i livelli. Ecco, è proprio, siccome siamo un po' stanchi di dirci, perché noi siamo dei fan di Ocean Termina, la Radio 100 Passi l'ha seguito fin da quando in realtà si stava pensando di portare questo testo a teatro, devo dire proprio dall'incontro con il romanzo che appunto è qui con noi ed edito dall'editore Castelvecchi. E proprio perché ci siamo stufati di dircelo da soli, io ho chiamato qui Cosimo Rega. Cosimo Rega è un attore, ma ha fatto un percorso, come dicevamo prima, molto, molto importante, perché lui entra in carcere da giovane, circa quanti anni aveva? 22 anni, esce lui, diciamo, nativo della campagna, di una cittadina campana, fa questa esperienza, poi torna, credo, con la data, potrei sbagliarmi, forse nell'84. Nell'89, e a quel punto c'è questa pena importante dell'ergastolo, e l'ergastolo si ne pena mai. Ma lì dentro Cosimo scopre e inciampa nell'arte, nel teatro, chiaramente non subito, passano molti anni. Cosimo tra l'altro ha scritto una biografia bellissima, proprio questo libro, su Mino Falco, che è un po' il tuo soprannome, era il tuo soprannome. Ma il perché l'abbiamo qui con noi? Non solo perché è un grande personaggio, un grande attore, interpretato nel film Cesare deve morire dei Fratelli Italiani, che come sapete ha anche avuto a Berlino l'Orso d'Oro, ma perché io volevo che lui guardasse questo spettacolo. E a questo punto voglio sapere che cosa hai visto oggi.
Io ho paura di essere banale dopo quello che ho visto, ma tutto quello che mi ha trasmesso Emanuele questa sera. Io conoscevo la storia di Pier Giorgio, ma questa sera sono stato avvolto da un turbine di emozione, anche inquietudine all'interno del mio animo. Mentre sentivo questo testo così forte, così profondo, consentitemi la banalità, ma chissà perché io pensavo alle carceri, a quante volte, a quanto di noi hanno cercato, voluto, forse proprio attraverso l'arte, di liberarsi di questo corpo che aveva mortificato, non niente a che vedere con Pier Giorgio, che aveva mortificato tutto questo, ma non, all'interno di carcere non si riesce ad esprimere, ma questa è una sofferenza. Io questa sera ho capito una cosa, e questo grazie al testo, ma soprattutto grazie, consentimi ancora una volta, Emanuele, perché mi ha completamente sbalordito. Questo è uno spettacolo, se vogliamo chiamarlo così, che va fatto soprattutto dove c'è la sofferenza, va fatto conoscere anche all'interno delle carceri, perché io questa sera, questo testo, questa grande rappresentazione, io ho preso coscienza, se non l'avevo ancora, che la sofferenza è letteratura. Grazie a voi. Allora, siamo proprio contenti di ascoltare, diciamo, proprio un invitato bendato, nel senso che noi non ti avevamo raccontato esattamente quello che avresti trovato, ed è stato un bene proprio per questo motivo. E torno da Mario Riccio, perché Mario, io ho una domanda che chiaramente ti avranno fatto tantissime volte, però ci serve un po' per capire perché per 40 giorni la storia di Pier Giorgio Guerini è stata sui giornali tutti i giorni. Cioè, tu esattamente in che cosa hai aiutato Pier Giorgio, dove sei intervenuto e perché sei stato sottoposto anche a giudizi, tribunali? Qual era la vera questione giuridica, ma anche se vogliamo culturale, qual era la vera questione per cui tu sei stato così coraggioso, per cui noi quando parliamo di te dobbiamo anche riconoscerti una, se vogliamo, eroicità civile, no? Per il tuo essere andato in soccorso di un uomo che soffriva. Guarda Monica, se devo essere sincero, in questo mese mi è stato chiesto di scrivere per un saggio di bioetica la storia di Guerini come la vedevo. Perché non lo so neanche io, devo essere sincero. Non ho mai capito, in verità, se io faccio il medico, seconda volta che lo dico poi divento noioso, però ho sempre avuto negli ultimi 20 anni un interesse, sono qui rappresentato la consulta di bioetica di Roma, io faccio parte della consulta di bioetica di Milano, quindi sono 20 anni che mi interesso di problemi di bioetica. La vicenda Guerini nasce secondo me nel momento in cui l'allora presidente, ancora oggi presidente della Repubblica, Napolitano, di fronte alla provocazione di Pier Giorgio Guerini risponde in quella maniera. Cioè, nel momento in cui Pier Giorgio Napolitano non dice chiaramente, in maniera chiara, che la terapia a cui è sottoposto Pier Giorgio poteva e doveva essere sospesa, perché io vengo prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare qui a Roma, e ve la faccio molto breve, perché era mio dovere interrompere la terapia, quindi non si pone neanche il dubbio che potevo o non potevo. Io poi sono anche critico, Mina lo sa, sulla sentenza di proscioglimento, perché il giudice, adesso io so che ci sono anche dei giuristi qua dentro, quindi mi spavento un po' a parlare di aspetti giuridici, però il giudice, attenzione, non è che mi proscioglie perché il fatto non sussiste, come è stato chiesto da noi, dalla difesa, dalla mia difesa ovviamente, ma soprattutto dal Procuratore della Repubblica di Roma,
ne assolve, perché il fatto a sua detta non costituisce reato, in quanto io avevo l'obbligo giuridico ex articolo 51 del dovere d'ufficio. Ora, Napolitano, nel momento in cui risponde per Giorgio Guelfi dicendo io non posso promulgare una legge, questo lo sappiamo tutti, ma invito il Parlamento a parlarne, a sua volta fa una provocazione. Attenzione, Napolitano, e sono 6 mesi per il tempo che è stato eletto, provoca a sua volta il Parlamento, però a mio modestissimo parere omette di dire ma se tu sei sottoposto a una terapia puoi interrompere questa terapia, è tuo diritto poterla interrompere, e lo poteva fare, mi voglio lanciare a questo punto, anche una provocazione giuridica, il presidente Napolitano, che è il massimo garante della Costituzione del nostro paese. Napolitano non so perché non risponde così, ma risponde in maniera provocatoria, perché dice io non posso farlo, non è nei miei poteri, questo è vero, però mando la palla al Parlamento. La risposta del Parlamento fu quella che voi conoscete. Poi la vicenda giuridica mia è una vicenda per alcuni versi assurda, chi la può maggiormente apprezzare lo sa probabilmente, perché io non sono mai stato, per la verità, della Procura della Repubblica sottoposto, cioè non sono mai stato imputato di un reato dalla Procura della Repubblica, ma è un giudice delle indagini preliminari che respinge l'archiviazione del mio fascicolo richiesto dalla Procura, perché la Procura apre un fascicolo senza alcun profilo penale, senza indicare, e chiude il fascicolo dicendo non c'è alcun reato penale nell'intenzione della terapia, anzi c'è l'esercizio di un diritto, perché alla fin fine questo faccio io, permetto a un cittadino di esercitare il suo diritto costituzionale. Però poi un giudice delle indagini preliminari rigetta l'archiviazione e fa questo passaggio che si chiama, questa operazione si chiama l'imputazione coatta, cioè costringe la Procura a imputarmi di un reato omicidio di consenziente. Poi, quando sembra che le cose vadano sicuramente dirette per essere dibattute in aula, e questo a 7 anni di distanza sinceramente devo dire fosse la meglio, perché avrebbe chiarito maggiormente, un giudice di udienza preliminare dice no, il dottor Riccio aveva un dovere d'ufficio, e questa è una cosa quasi rivoluzionaria, perché a quel punto, nonostante tutte le varie polemiche, questo giudice di udienza preliminare dice sì, il reato c'è stato, l'uccisione, il fatto c'è stato, però non è punibile per un dovere d'ufficio. In verità era mio dovere assoluto, secondo questo giudice, interrompere la ventilazione, perché ecco, poi è difficile immaginarsi un dovere d'ufficio in un rapporto privato, ma comunque questo qui sono credo, non sono al mio livello, ovviamente non posso neanche buttarmi in questo tipo di discussione. Però addirittura Fabrizio Pulite dice no, era il dovere. Ecco, immaginatevi che un mese prima un tribunale civile a cui si era rivolto per Giorgio Guelfi, perché c'era un medico, un palliativista, che mi ha detto io non posso interrompere la ventilazione, però, pensate un po', posso interrompere la nutrizione artificiale. Immaginatevi, siamo nel 2006, quello che poi diventerà il baluardo di una certa parte politica che ha difeso questa nutrizione come sacra e inviolabile, no? Questo palliativista romano, l'altro vicino agli ambienti confessionali, dice io non ti interrompo la ventilazione perché tu muori, però ti interrompo la nutrizione, ti sedo e tu muori in 20 giorni. E lui disse no, non ne vedeva la differenza, giustamente, perché terapia era nutrizionale da una, terapia ventilatore dall'altra, io voglio morire dopo è stata interrotta la ventilazione, con sedazione ovviamente. E fa un ricorso al Tribunale Civile. Il Tribunale Civile, e chiudo, il giudice dice sì, esiste un diritto costituzionale di interrompere le terapie. Voi ricordate che qualche anno prima, 2 anni prima, una donna a Milano non si fece amputare una gamba, la signora Maria, no? Decise di rimanere con la gangrena alla sua gamba e di morire per gangrena, per setticemia. Anche lì, qualcuno di voi forse ricorderà, si furono le più strane uscite della politica e anche del diritto, dicendo che bisognava per forza amputare la gamba, stavano qui, perché invece questa donna si tenne la sua gamba e morì dopo qualche mese. Ecco, un giudice civile dice sì, esiste un diritto costituzionale a interrompere la terapia, ma io non so come farlo a farlo rispettare. Ecco, su questa poi la sentenza c'è stata fatta una critica molto
serrata, molto dura, un nome per tutti, quello di Stefano Dodà, che dice che è una sentenza analfabeta, nel senso che mostrava una, anzi, o anche un po' violento in quel senso lì, perché dice che insomma anche uno studente primo anno di legge che ha fatto, o sta studiando il diritto costituzionale, sa che non è possibile dire che un diritto costituzionale non è sufficientemente garantito, perché il diritto costituzionale, i giuristi lo chiamano diritto perfetto, non ha bisogno di una legge apposita, perché questo giudice poi aveva imbastito la cosa dicendo manca una legge, insomma facendo una confusione enorme sul discorso finale.